nostra riconciliazione col Signore non finisce nel dialogo io e tu e il prete che mi dà il perdono. Finisce quando Lui ci restituisce alla nostra madre. Lì finisce la riconciliazione, perché non c'è cammino di vita, non c'è perdono, non c'è riconciliazione fuori della Madre Chiesa. E così, vedendo questa vedova, mi vengono tutte queste cose un po' senza nessun ordine, ma vedo in questa vedova l'icona della vedovanza della Chiesa che è in cammino per trovare il suo sposo. Mi viene la voglia di chiedere al Signore la grazia di essere sempre fiduciosi di questa mamma che ci difende, ci insegna, ci fa crescere e ci parla il dialetto.